Allora, insomma, volenti o nolenti, dal 1° luglio del 2020 dovremmo ritrovarci tutti nel mercato libero. Siamo ancora in tempo a fare una scelta consapevole sul gestore che meglio può soddisfarci. Allora, proviamo a chiedere subito ai nostri esperti. Grazia Ferdenzi, avvocato di Feder di Consumatori. Stefano Basseghini, presidente di Arera, bentornato, e Marco Vignola dell'Unione Nazionale Consumatori. Allora, Basseghini, la questione delle utenze all'asta desta nei consumatori, diciamolo, parecchia preoccupazione. Possiamo spiegare realmente cosa accadrà a chi non ha scelto ancora se passare all'altro mercato o restare nel mercato tutelato? Tanto buongiorno, diciamo che detta così, passaggio all'asta sembra un po' violenta. In realtà l'asta è un'asta che viene approntata dall'autorità per definire il cosiddetto servizio di salvaguardia, cioè quel servizio che permette agli utenti che non avessero ancora fatto una scelta di mercato libero di non avere interruzioni nel proprio servizio. Il servizio di salvaguardia è quello che solitamente si chiama un servizio residuale di ultima istanza, cioè quello che permette a un consumatore, appunto, che non ha fatto una scelta o che non riesce a stare nel mercato libero per molti motivi, di essere comunque servito a condizioni, e sono queste le condizioni che vengono messe all'asta e che quindi cercano di estrarre il maggior valore, il miglior servizio per un utente che non riesce a stare nel mercato. Ho citato l'asta perché il Sole 24 Ore in questo titolo cita un'asta, dice: vanno all'asta gli utenti che non scelgono il mercato libero. Potremmo ritrovarci clienti di società che non conosciamo? Possiamo ritrovarci clienti di società che non conosciamo, ma di società che dovranno avere delle caratteristiche particolarmente elevate. Questo nelle prime indagini che stiamo facendo per definire questo meccanismo è una delle condizioni che abbiamo messo, ma è importante ricordarsi che il servizio salvaguardia è un servizio da cui si esce immediatamente, come si può uscire attualmente dal servizio di tutela. Ha fatto bene a dircelo. Verso il mercato libero nel 2019 elettricità, 702 società di vendita, più 10% in un anno. Quelle del gas sono 563, moltiplicate del 37% in un anno. Quanti sono gli utenti che non hanno ancora effettuato una scelta? Sono 19 milioni, come vediamo, gli utenti sia di gas ed energia ancora nel mercato tutelato. Perché Vignola tanta resistenza a lasciare questo mercato tutelato? Beh, innanzitutto perché c'è poca consapevolezza da parte del consumatore, quindi un consumatore poco consapevole non riesce a fare una scelta che poi è conveniente e quindi a passare ad un operatore che gli può offrire condizioni migliori. In secondo luogo perché molto spesso un consumatore non vede la convenienza nel passaggio ad altri operatori. Consideriamo che solo il 40% di quello che noi paghiamo in bolletta è effettivamente il costo dell'energia, tutto il resto sono oneri accessori, costi di distribuzione, IVA, accise, quindi solo su quella parte l'azienda potrà farci un'offerta e molto spesso quindi il vantaggio economico è annuo e residuale. Infine, perché purtroppo in questi anni, come abbiamo visto, c'è stato un moltiplicarsi di pratiche commerciali scorrette. Tutti siamo stati disturbati insistentemente da telefonate che ci dicono che siamo obbligati ad un passaggio. Non è così e questo purtroppo ha portato molti consumatori ad avere sfiducia verso questo mercato. Sentiamo cosa ci dice una telespettatrice nel primo videomessaggio arrivato oggi alla redazione di Mi Manda Rai 3. Buongiorno, da oltre un anno sono passata al mercato libero, ma non ho avuto nessun vantaggio. Pur avendo un consumo molto inferiore, come si può vedere dal contatore, le spese sono aumentate. Il nucleo familiare è passato da 3 a 2 e abbiamo sostituito tutti i punti luce in punti luce LED. Com'è possibile? Grazie. Com'è possibile, Vignola? Allora, bisognerebbe vedere, diciamo, le bollette di questa consumatrice. Questo è possibile perché molto spesso il contratto che si va a sottoscrivere non è in linea con quelle che sono effettivamente le esigenze della famiglia che va a richiedere quel contratto. Ecco perché è fondamentale fare molta attenzione prima di sottoscrivere un contratto, perché esistono contratti di diverso tipo ed è difficile trovare quello che effettivamente è in linea con quelli che sono i nostri consumi e le nostre abitudini. Solo così si riesce ad ottenere un effettivo risparmio.
Avete domande per Mimanda Rai 3, storie da segnalare? Questi sono i numeri per entrare in contatto con noi. 345-3131-994, il nostro canale WhatsApp, c'è la mail mimandarai3@rai.it, c'è la nostra pagina Facebook dove potete interagire con la redazione, segnalarci storie, commentare questa puntata in diretta e rivedere pezzi del programma se ve lo siete perso. In questo momento per i gestori l'occasione è ghiotta per accaparrarsi clienti. Bisogna stare molto attenti, soprattutto alle telefonate commerciali. Sentite questo telespettatore. Buongiorno, mi ha chiamato il call center di una compagnia italiana di fornitura di luce e gas e ho risposto alle loro domande. Loro, con i miei sì, mi hanno fatto un contratto a mia insaputa, togliendomi dal mio gestore, che ero da anni, per passare con loro. Non sapendo nulla, mi ha mandato un avviso alla compagnia attuale, chiedendomi il motivo del cambio gestore. Io ero basito da tale affermazione, perché non ne sapevo nulla. Dopo 6 mesi che ero con la nuova compagnia, sono ripassato con la compagnia che avevo prima. State attenti quando dite sì per telefono, perché loro fanno copia e incolla. Ora, qualsiasi call center mi contatti, dico buongiorno, mi dica... Buongiorno, mi dica, bisognerebbe sempre rispondere no intanto e poi dire anche buongiorno. È una vecchia battaglia questa che facciamo noi di Mimanda Rai 3, perché le telefonate spesso, non tutte, ma spesso sono scorrette e come avete visto costringono le persone magari a dover ritornare sui loro passi. Grazie Ferdenzi, sono tante le telefonate che i nostri consumatori ricevono tutti i giorni da gestori che magari propongono offerte convenienti. Quali sono i dati che non dobbiamo mai cedere al telefono? Sicuramente non dobbiamo mai dare il nostro codice POD, che è quel codice alfanumerico composto da numeri quindi e lettere che identifica la nostra utenza elettrica e che si riferisce proprio a quell'indirizzo, quel numero civico della nostra abitazione. Mai darlo, perché con questo tipo di indicazione si possono creare nuovi contratti anche a nostra insaputa. Poi non dobbiamo mai dare i nostri dati personali come il codice fiscale, ma neanche la nostra data o luogo di nascita, perché se chi ci chiama conosce il nostro nome e il nostro cognome può facilmente ricostruire il codice fiscale e quindi attribuirci un contratto che in realtà non abbiamo mai voluto. Poi, come diceva il signore prima, non dobbiamo mai rispondere a monosillabi sì, no, oppure usare la parola confermo, perché attraverso queste semplici espressioni dall'altra parte malintenzionati possono costruire ad hoc una dichiarazione di consenso che in realtà non abbiamo mai voluto esprimere. Tenete gli occhi aperti, anzi le orecchie aperte in questo caso, mai comunicare al telefono. Attenzione, il codice POD, soprattutto il codice fiscale, luogo e data di nascita. Questi i consigli di Mimanda Rai 3. Che cos'è esattamente il POD? Lo vogliamo spiegare, Vignola? Allora, il POD possiamo definirlo come il codice fiscale dell'utenza elettrica. Di fatto, come nel codice fiscale di una persona non cambia mai, il codice POD non cambierà mai, né se cambiamo operatore, quindi se si passa nel mercato libero da un operatore ad un altro, né se si passa dal mercato di tutela al mercato libero, nemmeno se cambia l'intestatario di quella fornitura. Immaginate una casa che viene affittata da più persone, il POD rimarrà sempre lo stesso, e nemmeno se ci viene cambiato il contatore. In quel caso cambierà la matricola, ma non il POD. Quindi il POD è l'unico elemento della nostra fornitura che non cambierà mai ed è l'unico che è all'interno della banca dati del sistema informativo integrato e dei distributori che utilizzano questo codice per il trasferimento delle informazioni tra i vari venditori e distributori. Chiarissimo il nostro Marco Vignola. Vediamo ancora qualche messaggio che arriva al nostro canale WhatsApp. Leggiamone uno. Risponde Stefano Besseghini, presidente di ARERA. Se nel passaggio al mercato libero cambia gestore, devo pagare qualcosa a quello che lascio, presidente Besseghini? Assolutamente no, c'è qualche costo amministrativo legato al cambio di contratto, ma questo per qualunque meccanismo. Mi lasci fare una chiosa anche sulla questione delle telefonate, certo, perché è un tema effettivamente che anche a noi secca parecchio, perché evidentemente crea un clima non positivo. Si può anche scegliere di essere un po' aggressivi, domandare ma lei chi è, si qualifichi correttamente, ma lei come ha avuto il mio numero? Certo. È un modo per cominciare la telefonata in maniera da riportare la dimensione. E poi questo aspetto che molto spesso
sentiamo raccontare anche dagli amici dei consumatori, di informazioni che danno il senso di una scadenza imminente, di qualche cosa da cui per legge si deve aderire, o peggio, che l'autorità, o che chiamano per conto dell'autorità o perché l'autorità impone. Ecco, tutto questo è fake news, non è assolutamente Presidente, vero. Io trovo scorretto che certi operatori telefonino soprattutto alle persone anziane e dicano: se non fa questa cosa sembra che sia la fine del mondo. Assolutamente. Non è così. Assolutamente. E spesso si approfittano delle persone più deboli per... Noi riceviamo tante segnalazioni in questo ambito, proprio per vendere qualcosa. Forse anche voi dovreste vigilare di più. È una delle situazioni in cui star fermi non è un errore. Esatto. Non credo neanche che sia corretto che un contratto si debba aprire dicendo sì. La parola sì non può essere, a mio avviso, una prova di accettazione, perché può dirla chiunque in qualunque modo. In realtà questo è un aspetto su cui si è già intervenuto, c'è una certa giurisprudenza che dice che in realtà, pur avendo acquisito un preliminare telefonico, si dovrebbe inviare un cartaceo di cui poi... In realtà un cartaceo o una qualche forma, mail o quant'altro, da cui si esprime il consenso in maniera più esplicita. È vero che molto spesso questa cosa viene fatta in una maniera non ordinata, però da questo punto di vista, veramente, avere un atteggiamento un pochino più aggressivo, proattivo, prendersi nota della questione, comunicarlo allo sportello per il consumatore, esistono, o alle associazioni dei consumatori, esistono i canali per bloccare questo tipo di comportamento. Grazie Presidente. Allora, vediamo un altro messaggio che arriva su WhatsApp. Risponde Marco Mignola: io non farò una scelta perché tanto un operatore vale l'altro e accostare sulla bolletta sono tasse e oneri di sistema, è così? Allora, ovviamente diciamo non è così, non è vero che ogni operatore è uguale ad un altro. È chiaro però che purtroppo, come dicevamo prima, nella bolletta pesano degli oneri che vanno al di là di quello che effettivamente è il costo dell'energia. Consideriamo che il 40% è quello che noi paghiamo come consumatori domestici del prezzo di energia, tutto il resto invece è o il costo per la distribuzione, che ovviamente dobbiamo pagare per farci portare a casa il gas o la corrente, ma soprattutto oneri generali di sistema, IVA e accise, che su cui diciamo abbiamo sempre chiesto, e anche l'autorità diciamo sta lavorando in tal senso, di cui abbiamo chiesto una riduzione, perché a ridurre questi costi consentirebbe al mercato di fare il suo lavoro, cioè di proporre dei costi, dei prezzi ai consumatori più vantaggiosi. Allora, come fare la scelta giusta verso il mercato libero? Come scegliere il gestore che fa per noi? Non fermarsi solo al prezzo, verificare la reputazione dell'azienda, confrontare le offerte. In questo l'ARERA, Presidente, ha un sito dove si possono comparare le offerte, se non sbaglio, no? Esatto, è stato implementato e ormai operativo da un paio d'anni, www.portaleofferte.it, che è l'unico comparatore pubblico, indipendente, e peraltro che non chiede dati anagrafici, proprio perché non ha finalità immediatamente commerciali, a chi lo consulta. Basta dare un'informazione abbastanza semplice, cioè dove si abita attraverso il proprio codice avviamento postale, i consumi che si possono vedere o da una bolletta o, se siamo più raffinati, adesso è attivo anche il portale consumi, quindi un portale dove collegandosi è possibile avere evidenza dei propri consumi dell'ultimo anno. Questo permette di darsi un po' una prima risposta a quello che diceva Vignola prima, cioè qual è il contratto che meglio si addice alle mie caratteristiche di consumo. Con questo io ottengo una prima comparazione degli operatori che sono disponibili. Poi funziona un pochino come la selezione di un qualunque prodotto. Io mi affido anche alla reputazione che il soggetto ha, magari alla prossimità territoriale. Preferisco un operatore più vicino, che è vicino, perché so che ha un ufficio dove posso andare a vedere le cose. Quindi è verissimo che l'indicazione di prezzo in questo momento è molto compressa dalla componente fiscale e parafiscale. È vero che, come tutti i prodotti, la platea dei servizi a cui un consumatore può lecitamente, forse anche doverosamente, guardare, può essere più ampia del solo prezzo. Allora, vediamo un'altra videosegnalazione che è arrivata all'indirizzo WhatsApp di Mi Manderai 3. Buongiorno, sono Mauro. Chi si è visto carpire il codice POD in malafede ha la possibilità di richiederne la variazione al proprio fornitore, così che lo stesso codice carpito non circoli nel sottobosco delle attività commerciali fraudolente? Grazie per la risposta. Grazie Ferdenzi.
Sì, sicuramente chi si vede carpire fraudolentemente il POD ha l'obbligo, diciamo, e il dovere di contrastare e di chiedere il ripristino di questo codice, perché non è possibile, insomma, che venga utilizzato fraudolentemente e quindi venga attribuito ad un utente un contratto che non ha mai richiesto e che quindi va assolutamente considerato nullo. Restiamo in tema di telefonate commerciali e sentiamo cosa ha da dire quest'altra telespettatrice. Buongiorno, io sono un utente di una compagnia energetica italiana che eroga solo corrente. Il gas non è compreso perché non ho il metano, ho il bombolone del gas. Le offerte che mi propongono sono sempre comprese luce e gas. Come devo comportarmi? Grazie. Allora, Vignola, conviene sottoscrivere un'offerta combinata di luce e gas, dual fuel si chiama, se non sbaglio, no? Sì, sono offerte convenienti. Per quale motivo? Perché innanzitutto si parla con un unico operatore, quindi se si hanno problemi non bisogna rivolgersi a due operatori diversi. Poi accorpando le due forniture l'azienda può offrire dei prezzi ancora più convenienti rispetto alla sola componente energia, luce o la sola componente gas. Inoltre con l'invio di un'unica bolletta si possono anche risparmiare i costi che magari queste aziende caricano su per la spedizione. Beseghini, un altro telespettatore, lo vediamo subito in sovraimpressione, chiede perché non mi lasciano con lo stesso gestore semplicemente cambiando il mercato. Beh, perché non è che si lascia o non si lascia, in realtà si sceglie. Uno può rimanere con lo stesso gestore scegliendo di passare al mercato libero dello stesso gestore, anche se è un po' impropria questa definizione, perché il gestore del servizio di maggior tutela è un gestore assegnato ed è un gestore che in qualche maniera dovrebbe essere debrandizzato rispetto al servizio corrispondente del libero. Però è evidente che poi viviamo la realtà. Le persone, i consumatori sanno qual è il gruppo in cui quel servizio sta ed è assolutamente lecito fare la scelta di passare dal servizio di tutela al libero, cosa che peraltro si può fare in qualunque momento, anche oggi, anche adesso, in questo momento si può tranquillamente transitare e se si preferisce e si è soddisfatti del servizio che si ha, passare al fornitore attuale. Lei mi ha detto che non è una vera e propria asta, ma sull'asta i nostri telespettatori hanno parecchi dubbi. Ancora una domanda. Buongiorno, vorrei fare una domanda ai vostri invitati. Chi non vuole uscire dal mercato tutelato prima dell'asta può scegliere un gestore dal mercato libero dopo l'asta? Grazie, saluti. C'era qualcuno che dormiva forse, perché ho sentito la signora che parlava piano. Chissà. Allora, Besseghini, come possiamo rispondere? Ma sì, credo che la domanda fosse voglio rimanere nel mercato tutelato. Sì. Allora, il servizio di tutela è un servizio che progressivamente andrà diminuendo fino ad estinguersi per effetto proprio del superamento e il completamento del mercato libero. Subentrerà per chi non sceglie questo servizio di salvaguardia, che sarà un servizio che darà la cosiddetto servizio universale, quindi la continuità, nessuno rimarrà senza luce, non ci saranno interruzioni e quant'altro. Dopodiché sarà compito, io questo vorrei un po' anche chiamare in campo l'altra parte, l'altra gamba del tavolo, perché giustamente Vignola diceva i consumatori non sono consapevoli, vanno aiutati, ed è verissimo. Dall'altra parte non dimentichiamoci che abbiamo bisogno di un mercato concorrenziale, abbiamo bisogno di un mercato in cui ci sono operatori seri, in un numero corretto, non i 700 che vediamo oggi, che abbiano caratteristiche tali da essere in grado di fare offerte che siano in grado di soddisfare anche le necessità di utenti che adesso stanno in tutela. Entro quale giorno bisogna fare quella scelta, Presidente? Ma adesso la norma impone il luglio 2020 come momento di chiusura del servizio di maggior tutela. C'è un dibattito molto acceso in questi giorni, proprio legato al fatto di capire quale debba essere la gradualità con cui raggiungere questo step. Noi abbiamo lanciato recentemente appunto questa prima indagine sul sistema di salvaguardia, che è un servizio necessario per poter superare la tutela, perché io devo poter essere sicuro di garantire a ogni consumatore un servizio di continuità e di servizio universale. La nostra proposta è quella di avviare un percorso da luglio 2020 che veda rapidamente andare sul mercato libero i soggetti con partita IVA, le piccole e medie imprese, sostanzialmente le microimprese, e in esito al verificarsi di queste aste, a quale tipo di operatore, che tipo di configurazione il mercato assumerà, fare le scelte conseguenti per il mercato di tutela della cliente. Torneremo a parlarne certamente. Grazie al Presidente di ARERA, grazie a Verdenzi.
a Marco Vignola. Tra poco, amici telespettatori, parleremo...